Paolo De Rico. Gisella. Musicista, compositore. Dici un po' come hai iniziato nella musica e poi nella pubblicità, eh? Certo, io ho cominciato dal vivo, suonando dal vivo la sera, come cantante e chitarrista per tanti anni, e poi il mio desiderio era quello di fare la musica su ordinazione. Il posto, il luogo migliore proprio è quello nell'ambito pubblicitario, dove ti viene chiesto una musica particolare con delle caratteristiche particolari. Piano piano, cominciando a proporre. Ma nella musica cosa hai fatto, diciamo? Hai lavorato prima nella discografia? Sì, prima ho fatto delle esperienze con la discografia, ho scritto un paio di brani che poi sono stati pubblicati dall'Universal per i 360 gradi e varie collaborazioni discografiche. Io ho cominciato facendo i dischi omaggio, quelli che venivano regalati. Ma nelle riviste? Sì, nelle riviste, eccetera. E poi con un po' di portfolio. Un showreel, come si dice, no? Un showreel, ho cominciato a girare agenzie per portare a casa i primi lavori e i primi incarichi in ambito pubblicitario. E poi è sempre stato un settore che mi piaceva molto. Ti affascinava tantissimo. Sì, sì. Ma perché? Perché la pubblicità ti affascinava invece di magari fare l'autore per un artista o magari suonando in un gruppo? Perché questa scelta così importante e anche difficile, se vogliamo? Sempre stata la mia passione, quello di concentrare in uno spazio breve tante emozioni o comunque un modo di comunicare con la musica che va poi ad aiutare il manager. Paolo, qual è stato il tuo primo spot? Il primo spot è stata una gara a cui mi avevano chiesto di partecipare per un'azienda collante. E tra l'altro è la prima cosa che abbiamo fatto insieme, se ricordi. Qual è il prodotto? Era Calzedonia, era una gara. Ma dici un attimo cosa vuol dire gara, una gara in pubblicità? Significa partecipare ad una competizione dove varie agenzie vengono coinvolte dal cliente e propongono una strada creativa, il che significa che viene messa in discussione la creatività di un'agenzia, dei propri collaboratori, del musicista, degli attori, della cantante. E alla fine il cliente valuterà qual è la proposta creativa più idonea al proprio messaggio di comunicazione. Per la comunicazione del prodotto. Esatto, sì. Lo sai che mi è capitato un periodo che tre diverse agenzie volevano me come cantante. Mm-hmm. Quindi tre gare. Una gara con tre. Una certezza. Una certezza. Vabbè. Quindi la pubblicità l'ho cantata. Perché ho cantato la stessa pubblicità. E l'hai vinta. E l'ho vinta, certo. Chissà perché, no, comunque diciamo c'è stato un periodo che poi, essendo madrelingua, come sai, l'inglese andava molto di più, certo, nella pubblicità. In questa della Calzedonia era in inglese o ti ricordi che pezzo questa... hai fatto la gara, con quale pezzo e la musica in particolare? No, in questo caso con l'agenzia presentammo una versione della Donna Immobile, che è la famosa aria che poi noi abbiamo riarrangiato, che tu hai cantato benissimo e che è stata proposta in contrapposizione ad uno spot con il quale doveva creare una particolare sensazione. Bellissima, quindi una rivisitazione moderna di... Sì, moderna. Che la sentiamo adesso? Certamente. Andiamo. Tantissime pubblicità, oltre Calzedone, che è stata la nostra prima, per tantissimi prodotti farmaceutici. Dici un po' quale hai fatto? È un caso, però mi è capitato di farne parecchi. Ne ho fatti parecchi per vari prodotti. Lo spot per il prodotto farmaceutico nell'ambito musicale ha sempre più fasi.
Okay. Una fase iniziale in cui si evidenzia il dolore, poi quella in cui si dà una proposta di risoluzione, poi quella finale dove c'è l'effetto benefico. Ah, ok. Tipo un prodotto che hai fatto? Ma ne ho fatti parecchi, da Veneruton, Veneruton, Antistax, Lictena, Cebion Defend, quindi poi talmente tanti che non ricordo, però... Quindi se io ho mal di testa, devo prendere quelle calze lì contenitive, sì, e devo tirarmi su con una vitamina o qualche cosa... Certo, io ti canto una canzone. Fantastico, così, guarda, io volevo così, proprio questo. Quando le gambe diventano pesanti e gonfie, la vita perde ritmo e col tempo la situazione può anche peggiorare. Di giorno le nostre gambe seguono il nostro ritmo e alla sera le sentiamo affaticate, gonfie e pesanti. Paolo, questo è Jabba Jive di Manhattan Transfer. Sì, sì, questo, se ricordi, l'abbiamo fatto insieme per Twinings. Twinings, I love tea. I love the moment of my Twinings tea. Sipping the tea, I feel the pleasure of it. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Twinings tea. Ho fatto tea, la parodia di questo brano. Parodia, che... alt. What does parodia mean? Cosa vuol dire parodia nella pubblicità? Spiegaci un pochino. La parodia è quando si utilizza un brano già edito, per cui un brano famoso, e vengono modificate le parole del testo che vengono riscritte generalmente dal copy o anche dal musicista, e si fa un testo che invece racconta qualcosa del prodotto che vogliamo... Quindi promuove il prodotto usando diverse parole, che a volte c'è anche il prodotto, il nome del prodotto. Molto spesso, sì. E quindi sì, non utilizzano le parole del pezzo originale, si cambiano. Un adattamento, diciamo, di parole. A volte sono anche divertenti o sono seri? Dipende dal prodotto? Ma generalmente la parodia tende a essere un po' easy, leggera, ma non è detto. Okay. Si cerca di modificare il testo mantenendo però l'essenza del brano originale, per cui magari qualche parola viene richiamata. Recente noi abbiamo fatto un altro spot, parodia. Di quale spot parliamo? Abbiamo fatto Bergader insieme. Esatto, sì. Tucca tucca di Raffaella Carrà, quindi per la prima volta io canto in italiano un pezzo famosissimo di Raffaella Carrà, bellissimo, in parodia. Bergader, Bergader piace tanto, sai, è il bavarese più buono che mai. E anche in quel caso è stata fatta una parodia, la scelta del brano è stata fatta dall'agenzia ed è una scelta secondo me azzeccata, perché sono riusciti a trovare un brano estremamente esplosivo che ha da quella carica. Molto famoso. Famosissimo. E tu mi hai dato questa opportunità di cantare in italiano per la prima volta, quindi in pubblicità adesso c'è questa tendenza di usare molto la lingua italiana, che prima non si usava. Certamente. Quindi adesso andiamo a registrarlo? Andiamo. Vai. Bergader, Bergader piace tanto, sai, è il bavarese più buono che mai. Ok. Great. Great. Creeping lonely.